Buonanotte. Quelle che vi leggerò stasera sono due favole piccole piccole di Alessandro Baricco. Le ho scelte proprio perché sono brevi, anche per questo sono due. La prima è il racconto dei tre ostacoli. Un giorno un maestro accolse tre uomini che volevano iniziare a seguirlo insieme ai suoi discepoli. Al primo incontro il maestro iniziò a tavola a comportarsi in modo molto strano, molto eccentrico, faceva discorsi assurdi, aveva atteggiamenti strani, disse delle parolacce, mangiò con le mani, si asciugò la bocca con la manica del vestito. E uno di questi tre discepoli o apprendisti discepoli si alzò veramente indignato e se ne andò. Il secondo, invece, fu avvicinato dagli altri alunni del maestro, che erano stati istruiti dal maestro a fare questo, e gli dissero che il maestro era un lestofante, era un truffatore e che loro si stavano coalizzando per fargliela pagare, perché era un uomo veramente disonesto e lui doveva stare molto attento a fidarsi di quest'uomo. Così anche la seconda persona, scoraggiata da quello che gli avevano detto, se ne andò. Al terzo apprendista discepolo, invece, il maestro proibì categoricamente di prendere la parola. Non doveva parlare, non doveva assolutamente neanche tentare di alzare la mano per poter dire qualche cosa. Questo si arrabbiò talmente tanto e si sentì talmente offeso che se ne andò. Quando il maestro rimase solo con i suoi allievi, gli disse: "Il comportamento di coloro che se ne sono andati vi fa capire tre concetti molto importanti. Il primo, non giudicare mai a prima vista. Il secondo, non giudicare mai da quello che ti dicono gli altri. E il terzo, non fare della tua percezione di stima e apprezzamento altrui il metodo per il tuo giudizio su di loro." Bella, vero? Ora un'altra piccolina come questa. Si chiama Una pietra in regalo. Un giorno una donna saggia stava passeggiando lungo la montagna, quando ad un tratto fu colpita da qualcosa che brillava attraverso l'acqua del ruscello. Si abbassò ed era una pietra preziosa. La prese, la guardò con cura e la ripose nella borsa. Durante la sua camminata incontrò un pover'uomo, il quale la fermò e gli disse: "Per favore, mi dai qualcosa per mangiare? Io non ho nulla per poter mangiare. Ti prego, condividi con me quello che hai." La donna, senza esitare, aprì la borsa, tirò fuori la pietra che aveva appena trovato e gliela consegnò. Gli disse: "Fanne buon uso." Andò via e anche l'uomo andò via, tutto contento perché finalmente aveva qualcosa per potersi sfamare e per poter andare avanti nelle sue giornate. Dopo qualche tempo, la donna ritornò in quei boschi a fare una passeggiata e incontrò di nuovo quell'uomo, il quale la rincorse e gli disse: "Signora, signora, devo darle qualcosa." L'uomo tolse da un involucro di pezza lacero quella pietra e gliela restituì. E la donna: "Ma perché me la stai restituendo? Io te l'ho data con tutto il cuore perché tu ti potessi sfamare." E l'uomo le disse: "Cara mia signora, io gliela ritorno questa pietra." Dice: "Perché io ho riflettuto molto sul suo valore, è una pietra molto preziosa. Sì, è vero, mi avrebbe sfamato, mi avrebbe aiutato ad andare avanti nella mia vita per qualche giorno, ma io da lei voglio qualcos'altro. Io voglio una cosa che vale ancora di più di questa pietra." "E che cosa vuoi? Dimmelo." "Io voglio quello che lei ha dentro di sé, perché è qualcosa di molto prezioso. Dammi quello che hai dentro di te e che ti ha permesso di regalarmi questa pietra." Buonanotte.